Allora, Cucuran già nel nome spiega molte cose, però facciamo capire ai telespettatori che gara sarà. Allora, questa gara della Cucuran, giunta ormai alla 12ª edizione, si svolgerà sulla falsariga dell'anno scorso, dell'anno precedente, e daremo vita inizialmente alle 2:30 a un'animazione della ginnastica. Poi alle 3 inizieranno le gare podistiche, che cominceranno con la bellissima gara podistica dei bambini delle elementari, che si svolgerà all'interno del campo sportivo parrocchiale di Cucurano. E poi si svolgerà la gara podistica dei ragazzi delle superiori, delle medie, dagli 11 ai 17 anni, e li faremo fare una bella sudata di 1,8 km circa. E poi ci sarà la gara degli adulti, una 10 km secca, dove la gente potrà misurare il proprio personale sui 10.000 metri, molto molto veloce e competitiva. Inoltre ci sarà anche una passeggiata per la gente che magari non ha voglia di correre ma vuole cimentarsi nel percorso della podistica. Poi come premio di partecipazione ci sarà una bella polentata per tutti, quindi ci sarà anche, si mangerà e ci sarà, speriamo di passare una bellissima giornata in allegria. Partecipate numerosi, sempre di più, venite a questa bellissima giornata di festa di Cucurano e vi aspettiamo a braccia aperte. Allora, le ACLI sono una parte importante in questa manifestazione che ha nella solidarietà il suo fine ultimo. Sì, abbiamo, come dire, concentrato tutti gli sforzi un po' nella solidarietà. Le ACLI da sempre sono vicine al sociale, sono vicine alla famiglia. In questa giornata abbiamo voluto dedicare appunto un tema importante, che è quello della famiglia, dedicarlo alla famiglia, ai genitori, ai figli, ai bambini, sia sotto l'aspetto sportivo che del gioco. E anche quest'anno devolveremo tutto il nostro ricavato alle popolazioni marchigiane colpite dal terremoto.